Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Edoardo e oggi andremo a recensire Mortal Kombat 11, uscito giusto 2 giorni fa. E ecco qua il gioco in sé. Allora, ecco qua. Allora, come in quanto modalità di gioco abbiamo conquista, la modalità storia, le torri del tempo, le torri classiche e la cripta. La cripta è praticamente, come posso spiegarvi, è una cosa tipo in prima persona dove tu sei sull'isola di Shang Tsung e devi raccogliere tesori con le monete di gioco oppure con le chiavi, insomma c'è un po' di tutto lì. Poi combatti, vabbè, puoi fare i tornei online o la battaglia questa qui, locale puoi sfidare gli amici, cioè il player, il giocatore 2, se sei qua con un'altra persona oppure il computer. Poi potete personalizzare i combattenti con gli accessori che trovate. Tipo, che ne so, adesso vi faccio un esempio. Qua troverete delle tipo, come posso dirvelo, variazioni insomma per i vostri personaggi. Insomma, delle attrezzature diverse che si possono sbloccare o comprando i Time Crystals, oppure li troverete nella storia, gli sbloccabili, oppure si possono trovare quando combattete, insomma, quando fate le torri, sono sbloccabili. Ok, adesso andiamo a vedere una battaglia. In quanto io abbia preordinato il gioco, ho la Special Edition, quindi ho tutti i 25 personaggi. Quindi ho sia Shao Kahn che Frost. Frost l'ho sbloccata, si sblocca completando il capitolo 4 della storia. Intanto usiamo Shao Kahn. Ci sono ovviamente varianti per ogni personaggio. Facciamo tipo di rivale CPU. Comunque sono stati aggiunti nuovi personaggi come per esempio Geras, Collector, Scarlet. Poi ci sono alcuni personaggi tipo, insomma, sono stati aggiunti due personaggi già conosciuti come, che so, Noob Saibot. Quindi andiamo a sfidare proprio Noob Saibot. E tiamo molto facile perché sono abbastanza scarso io. Tanto qua c'è l'assoluto, c'è la decisione dell'arena. Queste due arene si sbloccano non so come, quindi andiamo nel recinto di bestie del, vabbè, come si chiama, il recinto delle bestie del Colosseo. Ovviamente sono i dialoghi personalizzabili pre-match, come ogni Mortal Kombat. Ovviamente i tasti sono sempre quelli di ogni Mortal Kombat. Ovvero se non mi faccio arare prima, magari. Ecco, i tasti sono sempre quelli, ovvero pugno anteriore, pugno posteriore, calcio anteriore, calcio posteriore. E poi LB che ho usato per il, qua, ecco, mi ha già distrutto. Se clicchiamo LB c'è il lancio. Poi quando abbiamo poca vita c'è la possibilità di fare la Fatal Blow, che è come un X-Ray. È tipo un X-Ray. Ecco, adesso mi ha completamente distrutto, non so come. Mi sa che ho settato la difficoltà sbagliata.
Mi sa che ho scelto la difficoltà sbagliata. Quindi, boh, riproviamo. Sa che ho scelto molto difficile. Ecco qua. Scusate per questo piccolo inconveniente. Ecco, questo è il lancio. Poi come al solito c'è l'immancabile uppercut. Poi come al solito ci sono le interazioni di livello. Ecco, come possiamo vedere, la Fatal Blow può essere fatta solo ed esclusivamente in un round. Quindi se lo usate già il primo round, il secondo round non ce l'avete. Non so come funzionerà. Poi ovviamente ogni personaggio ha le sue mosse speciali, come per esempio Shao Kahn ha la lancia. Poi ovviamente ci sono le brutality, come vi mostrerò adesso. Ogni personaggio ha delle brutality, ma quasi tutti almeno hanno questa, la brutality dell'uppercut, che sarebbe questa. Scusate, e ogni vittoria ci fa aumentare di... Intanto ci dà dei crediti, ci dà le monete delle anime e ci dà anche i cuori, che sono tutte consumabili. Però l'altra moneta di gioco che scusate, è solo i Time Crystals. I Time Crystals, ovvero i cristalli del tempo, sono ottenibili tramite soprattutto la storia. Però come potete vedere cioè si possono ottenere, insomma, avete capito. Sono, diciamo, microtransizioni. Infatti ho visto molte recensioni abbastanza negative su questo fatto che chi non ha preordinato il gioco deve, cioè il gioco prevede molte microtransizioni, tipo comprarsi l'arsenale, le skin o quelle cose lì. Per esempio, come se si va su, si fa il combo tutorial di un, cioè, si fa il tutorial di un certo personaggio, si può sbloccare. Ecco, infatti, se si fa tutti questi tutorial, insomma, ogni personaggio ha una skin che si può sbloccare. Quindi adesso vi farò vedere, magari, che ne so, il tutorial di base che ti dà 10 Time Crystals. Io li chiamerò Time Crystal perché è più comodo chiamarli per me così. Ecco qua. Qua come vedete ci fa tutte le movimenti. Ovviamente l'uppercut è sempre quello che... Aspetta. Ecco
E qua ci, come ci dice, ci possiamo fare delle mosse ovviamente, come ogni Mortal Kombat. Ecco qua, e questa lezione cioè ti dà i movimenti e gli attacchi base. Poi ovviamente finendo l'allenamento di ogni personaggio c'è una skin esclusiva. La parata e i lanci. Qua ci dice ovviamente parata, però devi pararti anche in basso, giustamente. Ah, ecco. Stavo premendo il tasto sbagliato. Ecco qua invece intanto pariamo gli attacchi di Sub-Zero. Attacchi bassi, tieni. Tanto lui ci fa la spazzata, ma noi tanto la pariamo. Ecco, questo invece era un attacco dall'alto. Ecco, adesso siamo noi quelli che rompiamo le sue difese. Questa mossa non la conoscevo ed è tipo bellissima. E questo è il lancio, appunto, dove si può premere con LB oppure X più A. Ovviamente il lancio varia per ogni personaggio. Ha un lancio, è vero, perché si possono anche fare i lanci all'indietro. Qua si può fare anche la schivata di lancio. E poi premiamo Y più B. Possiamo anche divincolarci dai lanci. Ah, adesso sconfiggiamo Sub-Zero. Ecco, e randomicamente può accadere che ci facciano queste mosse che praticamente ci fanno un danno extra, come ho fatto io prima con l'Uppercut, che gli si sono rotti i denti. Ecco, speriamo che non ci faccia il Fatal Blow. Se riesco, non lo so, se lui ci... Ecco, non sono riuscito a farvela vedere. Il Fatal Blow è una mossa incredibilmente potente che si può, come vi ho detto prima, che si può usare solo una volta. Se nella prossima... Adesso vi faccio vedere la lezione di un personaggio, appunto, perché... Se no stiamo qua 2 anni e mezzo. Oh, sono uscito, vabbè. Ovviamente c'è l'allenamento, quello classico, e poi c'è anche l'allenamento alle fatality. Prendiamo il nostro semplice Shokan. Contro, mettiamo un... Diamo Dvora, che ritorna da Mortal Kombat X. Qua ovviamente nel caricamento ci dà sempre dei consigli che sono molto utili. Perfetto, gli è volata via la testa. Ecco come farsi demonetizzare i video. Ovviamente potete farlo con qualsiasi combattente che voi vogliate. Potete farlo con Noob Saibot, potete farlo con Baraka, potete farlo con... Liu Kang, con Kamal, col Collector, con Cetrion, con tutti in pratica.
Adesso vediamo il tutorial per il personaggio. Poi si può anche collegare con Mortal Kombat Mobile per sbloccare la voce di Kronika, che è l'antagonista, che nella storia appunto vuole creare una nuova era perché dice che praticamente in sintesi non si deve, crede che bisogna esserci un equilibrio tra il bene e il male. Tra Cetrion, che è sua figlia, e Shinnok, che praticamente equilibrio vuol dire guerra eterna, quindi i buoni cercano di evitare questo. Facciamo la lancia spietata. Così è. Questo è lo schiantacanaglie. La spallata potente, che è quella classica che usano i giochi. Ecco qua non sto riuscendo a fare. Ah, ce l'ho fatta, ok. Poi c'è ovviamente l'affondo col martello. Adesso bisogna farlo ovviamente da lontano. Eccolo pure azzaccata. Ecco, un'ottima combo. Il calcio del Ken. Vabbè, mosse classiche. Poi c'è il colpo rabbioso, insomma, mosse tutte nel. Adesso non sto riuscendo a fare questo. Non sto riuscendo a fare la mossa. Ecco, perché mentre che faccio così. Però insomma, avete capito. Adesso vi faccio vedere la cripta. Praticamente la cripta noi siamo sull'isola di Shang Tsung, che credo di averlo già detto, però. Che tra l'altro è pure uno stage e si può combattere. Scusate per la voce, ma sono un attimino raffreddato. Qua. Sì, guardate qui, siamo sull'isola di Shang Tsung, appunto, e qua ci sono tantissime casse che possiamo aprire. Io qua ho il martello di Shokan, perché l'ho trovato. Intanto qui mi sa che siamo nella zona dove c'è Ermac. Come vedete, ogni volta che spendiamo soldi otteniamo queste, e otteniamo, possiamo ottenere anche skin, insomma, cose varie. Adesso. Ah, ok, ho trovato una cassa. Qua si possono trovare molte cose tra skin e insomma anche oggetti per insomma per fabbricare. Perché poi qui nella cripta ci serviranno tantissimo gli oggetti che troviamo. Perché insomma, qua intanto. La storia del tempo per rifornire nuovi tesori. Ah, ok. Se tu dai i soldi praticamente ti
ti dà dei nuovi scrigni, ma visto che ho solo 4.000 monete, non mi pare il caso. Sai che qua c'è qualcuno che sta soffocando. Non so se in questa cripta ci sono jumpscare come... Perché nella cripta di Mortal Kombat X ogni tanto c'erano tre jumpscare. Il jumpscare del lupo, quello del ragno e poi del cadavere. Ok, questa si posso aprirla. Ah, ok, posso... Trovo anche delle ricette. Le ricette anche sono molto utili. Insomma, mi sa che con 2.500 monete non posso aprire nulla. Poi, ovviamente, come... Ah, ecco chi che sta... Ci sono questi qua che sono impiccati. Poi, visto che abbiamo il martello, possiamo distruggere qualsiasi cosa troviamo. E distruggere quello che troviamo ci dà dei gettoni. È molto semplice, diciamo... Poi ci sono, le casse sono praticamente ovunque. Questa è l'ultima cassa che posso aprire. Ho trovato un bozzetto, perché ovviamente si trovano anche quelli. Bene ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, lasciare un commento e niente, bella. I never felt so much alike.